Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6, edizione che apriamo con la cronaca. Un operaio nel tardo pomeriggio è morto dopo essere stato investito mentre era al lavoro in un cantiere sull'autostrada A24. Aveva 29 anni. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono state affidate alla polizia stradale di Carsoli, in provincia dell'Aquila. L'incidente è avvenuto al chilometro 60 in direzione Roma tra i caselli di Valle del Salto e Tagliacozzo, in corrispondenza di un restringimento di carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l'eliambulanza, a bordo della quale il giovane era stato trasportato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, ma i soccorsi sono stati purtroppo vani. Il tratto è stato chiuso per circa 30 minuti per consentire l'atterraggio dell'elicottero. Sono tornati al lavoro dopo 53 giorni di sciopero i dipendenti della Thales di Chieti Scalo. Dopo la firma dell'accordo con i sindacati, ora si stanno avviando le attività di riordino tra le società che hanno costituito la nuova era dell'azienda. Vediamo. L'immagine più significativa dopo 53 giorni di sciopero è quella della lunga fila dei lavoratori che rientrano nello stabilimento per ridare avvio alle attività di produzione. L'accordo tra Thales e sindacati si è concluso con la certezza della continuità lavorativa e la stabilità economica dei suoi dipendenti. I protagonisti in questo scenario sono da un lato i lavoratori, dall'altro il governo nazionale, quello regionale e poi ci sono tre società, la Tecne, la Thales e la Sapura. Qual è il ruolo di tutti questi all'interno di quello che si è sottoscritto nella scorsa settimana? Allora, il ruolo di tutti è di assoluta garanzia. Chiaramente ognuno fa la sua parte, il governo sarà garante assoluto di tutta la discussione che comunque dovrà continuare a svolgersi nel corso dei prossimi giorni tra noi e l'azienda e tra le tre aziende. Però tutti si impegnano a salvaguardare i livelli occupazionali di questo sito produttivo. La Tecne è la società che si è fatta avanti per salvare il destino dei lavoratori. In questo caso ai lavoratori è stata data una forchetta di scelta. Cosa potranno scegliere? Allora, innanzitutto i lavoratori, nel limite del possibile, potranno decidere se stare in Star 1000, quindi il progetto Sapura, oppure in Thales. Coloro che resteranno in Thales potranno decidere a loro volta se restare nel gruppo e quindi trasferirsi presso altre sedi, oppure se stare in Tecne, azienda che si è impegnata a garantire il mantenimento di tutti i posti di lavoro. In questo caso avete chiesto, forti di questa esperienza, anche una garanzia a 3 anni. A chi? Abbiamo chiesto a Thales di garantire, per quanto riguarda il progetto Star 1000, di garantire un periodo minimo, e l'abbiamo fatto su 2 punti. Il primo è: Thales si impegna a riassorbire tutte le persone coinvolte in quell'esperienza lì, qualora dovesse esserci un default industriale. Dall'altra parte, abbiamo chiesto a Star 1000 di garantire un periodo minimo di sopravvivenza nel territorio, che adesso andremo a definire, io penso sia di 6-7 anni, quindi diciamo tutte le garanzie necessarie affinché le persone possano sentirsi tranquille. Indifferentemente dalla scelta, tutti avranno un incentivo, un bonus economico. Sì, ci saranno dei bonus chiaramente differenziati in base ai livelli di rischio, però tutti prenderanno, diciamo così, avranno un riconoscimento economico per l'avvio di queste nuove esperienze. Quanto tempo c'è per la scelta definitiva dei lavoratori? Entro fine maggio si concluderà la prima fase e quindi entro fine maggio bisognerà decidere. Accolta la richiesta di prescrizione per 3 imputati, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa di uno degli imputati accusati di corruzione, e respinte alcune eccezioni delle difese in merito all'ammissione delle parti civili. E quanto ha deciso questa mattina a Pescara il presidente del Tribunale Collegiale Rossana Villani nell'ambito del procedimento che ruota attorno all'appalto e alla gestione del dragaggio del porto canale di Pescara nel 2011. 15 gli imputati accusati a vario titolo dal PM della Procura Distrettuale Antimafia dell'Aquila, Simona Ciccarelli, di turbativa d'asta, corruzione, smaltimento illecito di rifiuti, falso, truffa e altri illeciti in materia ambientale.
La terna dinanzi al giudice civile di Lanciano Cordisco ha rinunciato a proseguire l'azione giudiziaria contro Silvia Ferrante, la donna di Paglieta che aveva contrastato la realizzazione dell'elettrodotto Villanova Gissi. Oggi erano in discussione i primi 12 procedimenti. Il gigante si inchina alla formica, così il coordinamento dei comitati no elettrodotto Villanova Gissi commenta il ritiro delle citazioni in giudizio da parte di Terna nei confronti di Silvia Ferrante, la mamma attivista di Paglieta citata per 24 volte con la richiesta di un risarcimento danni complessivo di 16 milioni di euro. In tribunale a Lanciano, davanti al giudice civile Cleonice Cordisco, sono stati chiusi i primi 12 procedimenti a carico di Silvia, che con la sua storia e la campagna Io sto con Silvia aveva catalizzato la solidarietà di migliaia di cittadini semplici e comitati contro grandi infrastrutture da tutta Italia. Oggi Terna è arrivata con la volontà di voler rinunciare al proseguire di questi procedimenti giuridici. Questo cosa vuol dire? Che rinunciando alla domanda automaticamente decade tutto il procedimento, quindi non abbiamo potuto far altro che prendere atto di questa cosa qua e prendere atto di questa piccola vittoria che io mi sento di riconoscere a tutte quante le persone che mi hanno sostenuto e che da sempre hanno appunto, ci hanno messo la faccia e sono andata avanti contro questo elettrodotto. Mi riferisco alla campagna Io sono con Silvia, più strettamente per quanto avvenuto a me, quindi per questo atto di intimidazione subito da una grande multinazionale come può essere Terna, ma mi riferisco anche ai sindaci che da sempre hanno contestato questa grande opera, così come anch'io in fondo mi ritrovo in questa aula di tribunale perché ho contestato questa opera, e così come invece dei sindaci che, pur non essendo interessati dal passaggio dell'elettrodotto Villanova Gissi, si sono espressi in merito alla, non solo alla solidarietà, alla campagna Io sto con Silvia, all'adesione, ma anche proprio nel dire un no ad un modello di sviluppo che è quello che sottosta a tutte queste grandi opere deputate, diciamo, al consumo di energia. Terna vuole rilassare le tensioni e il commento del coordinamento, ma dovrebbe rendersi conto della gravità di quanto fatto sinora, non solo nei confronti di Silvia, ma anche di chi sta ancora affrontando questo ingiusto calvario per non aver sottoscritto un accordo o per aver difeso i diritti dei proprietari. E ora parliamo della nuova legge sulle unioni civili. Tra i firmatari c'è anche la senatrice del PD Stefania Pezzopane, che parla di grande passo avanti per tutto il Paese. C'è anche il nome della senatrice PD aquilana Stefania Pezzopane tra i firmatari del decreto legge Cirinnà, recentemente convertito in legge, che fissa regole, diritti e doveri per le coppie sia eterosessuali che omosessuali. Un testo che, secondo l'esponente Democrat, mette l'Italia al passo con le altre legislazioni europee. Sì, ormai la legge è a tutti gli effetti legge dello Stato, un lavoro faticosissimo, un impegno che avevamo assunto in campagna elettorale e che abbiamo onorato alla grande. La legge sulle unioni civili consente anche alle coppie omosessuali di avere una relazione che la legge a questo punto riconosce, con tutte le conseguenze del caso. E ci avevano provato numerosi governi prima di questa operazione politica importante, con i DICO, con i PACS e con altre formule, senza riuscirci. Noi abbiamo trovato il giusto equilibrio, e che è un riconoscimento giuridico con le conseguenze relative ai diritti delle due persone. Non abbiamo inserito la questione delle adozioni in questa fase, perché è una questione su cui dobbiamo ragionare meglio ed evitare i pericoli legati alla maternità surrogata. E sulle adozioni però stiamo intervenendo, perché la legge italiana sulle adozioni è comunque una legge molto arretrata. Una legge però contestata e non condivisa dall'intero Parlamento, in particolar modo dall'elettorato cattolico e di quello aderente al Family Day, che ha minacciato di votare no ad ottobre, quando gli italiani si dovranno esprimere sulla riforma costituzionale. C'è una parte della politica che campa proprio su queste ideologie, nel senso che non ha alcun ruolo politico, non riesce a determinare nessun fatto storico, vive solo sull'integralismo, quindi fa campagne integraliste per mantenersi in vita, e questo i cittadini lo colgono e se ne allontanano.
Il reparto di medicina dell'ospedale clinicizzato di Chieti è stato sottoposto ieri ad ispezione dai carabinieri del NAS di Pescara. Quello di ieri è stato il secondo controllo nel giro di pochi mesi. Una prima ispezione infatti era avvenuta a gennaio, quando erano state riscontrate una serie di irregolarità per quanto riguarda la presenza di diversi letti in corridoio, di bombole d'ossigeno disposte male a terra, sempre in corridoio, e di farmaci scaduti. A quanto sembra molte di quelle irregolarità sono rientrate, non sono state riscontrate, ma ci sono ancora dei problemi da risolvere. Nel corso del secondo controllo infatti è emerso che 4 pazienti erano sistemati nel corridoio con i letti di degenza. Esistono ancora delle criticità strutturali per quanto riguarda i locali e i bagni, tutti aspetti che saranno segnalati dai carabinieri del NAS all'autorità sanitaria affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti. Dopo 20 anni dalla progettazione, circa 1 milione di euro spesi, il distretto sanitario di Montesilvano è ancora in fase di attivazione, la denuncia da parte del Movimento 5 Stelle. Sul distretto sanitario di Montesilvano, sui ritardi in particolare, il Movimento 5 Stelle accusa la Regione Abruzzo. In che termini? Come per Cepagatti, anche qui a Montesilvano c'è un distretto nuovo di zecca, possiamo dire, progettato, addirittura il progetto risale nel lontano 1995, che a oggi non è ancora attivo. L'utenza si serve ancora del vecchio distretto che si trova su Corso Umberto, un vecchio distretto fatiscente che fa acqua a tutte le parti, che ha subito anche un'ispezione da parte del nucleo antisofisticazione dei carabinieri, che ha rilevato tutta una serie di enormi criticità. L'ALS di Pescara, quindi la Regione Abruzzo, paga oltre 110.000 euro annui di affitto per mantenere in piedi il vecchio distretto. Quindi noi abbiamo interpellato il presidente della regione Luciano D'Alfonso, che appunto da cui dipende l'azienda sanitaria di Pescara, per conoscere quali sono le intenzioni e le volontà della Regione Abruzzo, perché non si è attivato ancora il nuovo distretto. Sembrerebbe che ci siano problemi anche legati alla sicurezza e alle norme sulla sicurezza. Sembrerebbe che non è stata ancora installata una scala antincendio, che addirittura non ci sono sistemi di climatizzazione all'interno del nuovo distretto, in osservanza della legge 32, una legge regionale. Quindi vorremmo capire quali sono i motivi, e soprattutto, perché questo esige il Movimento 5 Stelle, se ci sono responsabilità da parte di funzionari, di dirigenti che non hanno attivato nei tempi questo distretto, e ci sono anche responsabilità erariali. Vogliamo conoscere e sapere chi ha sbagliato, perché chi ha sbagliato deve pagare. Dovrà essere approvato entro la settimana prossima il bilancio comunale all'Aquila. All'orizzonte c'è il nuovo aumento della Tari. È iniziato il conto alla rovescia a Villa Gioia per l'approvazione del bilancio comunale. Entro il 25 maggio, ultimo giorno utile, dopo la diffida del prefetto, partita dopo il mancato via libera nei termini previsti dalla legge del bilancio, il comune dell'Aquila dovrà approvare lo strumento contabile finanziario o si arriverà allo scioglimento del consiglio comunale. In attesa che arrivino fondi, dopo le promesse dal governo, è arrivato il via libera dai revisori dei conti, anche se all'orizzonte si prospetta un'altra mazzata per i contribuenti aquilani, che dopo l'aumento del 20% delle scorse settimane potrebbero veder salire di un ulteriore 30% il costo della Tari, la tassa sui rifiuti. Il Collegio dei Revisori infatti ha espresso parere positivo ma con riserva, sottolineando come il documento di previsione finanziaria necessita di un attento monitoraggio in merito al mantenimento degli equilibri di parte corrente e dell'attuazione con estrema sollecitudine di ogni azione necessaria in caso di mancato riconoscimento del trasferimento erariale straordinario a fronte delle minori entrate e maggiori spese da sisma. Come a dire, se non arriveranno i fondi richiesti al governo per ristorare l'ente delle maggiori spese e minori entrate dovute alla fase post-terremoto, 24 milioni stando alle valutazioni del comune, 18,9 secondo la verifica istruita dall'ufficio speciale per la ricostruzione, sarà necessario predisporre azioni a copertura del disavanzo. Significa che l'amministrazione, non dovessero arrivare le risorse assicurate ogni anno, almeno finora, dall'esecutivo nazionale, dovrà alzare la Tari, già schizzata al 20%, di un ulteriore 30% a luglio.
Il contratto con ASM, come è noto, è pari a 11 milioni e mezzo di euro. Il Comune dell'Aquila in questi anni ha provveduto alla copertura in misura prevalente con il gettito di applicazione delle tariffe TARI per l'importo residuo, facendo ricorso alle risorse stanziate annualmente dalle competenti autorità governative. I fondi del governo, appunto, non dovessero arrivare con l'aumento del 20%, si tirerebbe avanti per qualche mese, poi la SM non potrebbe più raccogliere l'immondizia se non a fronte di un ulteriore pesante aumento della tassazione. Si tratterebbe di un vero e proprio salasso per gli aquilani, sia per le imprese sia per le famiglie. Intanto il documento di previsione, così come approvato dalla Giunta, passerà al vaglio della Commissione di Bilancio per l'approvazione domani, martedì 17 e giovedì 19 maggio, giusto in tempo per il Consiglio Comunale, che dovrebbe ratificarlo con l'assise la prossima settimana. Dall'agosto del 2015 fino ad oggi l'ordinanza di sgombero del mercatino etnico di Pescara non ha ancora prodotto effetti. Forza Italia chiede la regolamentazione dell'attività al pari degli operatori rionali. Sono passati 9 mesi da quando un'ordinanza ha sancito lo sgombero dell'area adiacente alla stazione di Pescara, popolata da bancarelle abusive. Da lì in poi l'amministrazione comunale ha vagliato diverse alternative per spostare e regolamentare venditori e merci. Ad intervenire oggi è Forza Italia, che lamenta ritardi e chiede una regolamentazione effettiva. Tutto inizia il 1 agosto 2015, quando un'ordinanza doveva prevedere lo sgombero di quest'area mercatale e poi tutta una serie di atti amministrativi, a partire appunto dal 1 agosto fino ad arrivare in giorni recenti, che hanno individuato uno spazio idoneo secondo l'amministrazione comunale, che doveva essere quello del sottopasso, secondo noi assolutamente sbagliato, sino all'apertura di uno sportello che doveva essere frequentato appunto dagli operatori di questo finto mercato, tra virgolette, e che non è stato assolutamente utile, perché abbiamo visto che solo una ventina di operatori hanno chiesto informazioni su come regolarizzare la loro posizione. Infine, ad un bando che doveva prevedere e ha previsto appunto la partecipazione di cooperative o di aggregazioni di operatori mercatari per distribuire questi operatori all'interno dei mercati rionali, e che ha visto la partecipazione solo dell'ARCI, che probabilmente non avrà i requisiti. Qual è la posizione del centrodestra? Gli operatori di questo mercato devono prima di tutto regolarizzarsi come tutti gli altri operatori italiani, quindi devono produrre una scia poter vendere materiale, non quello contraffatto, ma materiale evidentemente etnico, perché se si chiama etnico noi ci attendiamo che loro vendano materiale etnico, e poi che vengano inseriti all'interno dei mercati rionali come tutti gli altri operatori dei mercati. Nel corso dell'assemblea il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, ha proposto la liquidazione volontaria della Gran Sasso Teramana, società che gestisce gli impianti di risalita del versante teramano del Gran Sasso, anche a seguito della decisione della Camera di Commercio, che detiene il 40% delle quote, di uscire dalla compagine pubblica e constatate le difficoltà legate all'affidamento di gestione degli impianti. Di Sabatino ha espresso forte preoccupazione per la situazione che si è venuta a determinare, che rischia di pregiudicare la sorte del comprensorio turistico Prati di Tivo, Prato Selva. Non sono stati approvati i bilanci 2014 e 2015 della società perché permangono contrasti sulle poste di credito nei confronti della provincia. Il Comune di Pescara, dopo un anno e mezzo di confronto e incontro con i sindacati, ha modificato il contratto collettivo decentrato. Da oggi più attenzione alle esigenze del personale. Assessore, con le modifiche del contratto collettivo decentrato si risolveranno effettivamente le criticità riscontrate in questi anni per quanto riguarda appunto il personale? Certo, ovviamente come assessore al personale, nel momento in cui mi sono insediata, ho preso atto ovviamente del contratto che era stato firmato nel maggio 2014 e nella piena condivisione con i sindacati abbiamo comunque, come dire, avviato una strada di condivisione per poter poi ovviamente intervenire sulle criticità nel momento appunto dell'applicazione del contratto. C'erano degli istituti che dovevano essere resi ovviamente più snelli, e quindi noi con appunto l'amministrazione, con il loro supporto, con il supporto dei sindacati, siamo riusciti quindi a dare delle linee di indirizzo che poi il tavolo trattante ovviamente ha elaborato, quindi ha definito, per giungere poi a poter far firmare queste modifiche al contratto collettivo decentrato integrativo da tutte le sigle. Le criticità sulle quali noi adesso abbiamo comunque agito e lavorato riguardano soprattutto la performance dipendenti e le
delle progressioni economiche orizzontali, che quindi è un istituto che a seguito anche delle normative intervenute era abbastanza, diciamo, diventato rigido, quindi occorreva intervenire per velocizzarlo. Ed è quindi un importante risultato che, grazie quindi all'intervento che c'è stato, insomma, con incontri vari, i sindacati, insomma, li abbiamo avuti vicino, quindi sono stati in grado di aiutarci a superare queste difficoltà. E poi una cosa importante in vista anche dell'estate, abbiamo comunque reso più flessibile la turnazione ovviamente il dipendente che fa turnazione. Per quanto riguarda la Polizia Municipale, in vista quindi di maggiori controlli e quindi sicurezza sul territorio, riusciremo quindi ad avere la possibilità di più turni. I rappresentanti delle associazioni culturali di Pescara presentano i dettagli della campagna del governo sul recupero di luoghi storici e invitano i cittadini ad aderire all'iniziativa. Abbiamo raccolto come amministrazione Alessandrini questa opportunità che il governo Renzi ci ha dato. Il governo Renzi ha messo a disposizione 150 milioni di euro per tutta l'Italia, chiaramente, e invita i cittadini a mandare delle mail nel sito bellezza@governo.it proprio per segnalare luoghi da recuperare o strutture da restaurare. E, siccome è necessario avere dei progetti, come amministrazione ci siamo interessati di questa opportunità e abbiamo individuato due elementi importanti della nostra città, identitari per la città di Pescara, che sono il restauro della Stele d'Annunziana e la manutenzione straordinaria, quindi un progetto di recupero anche del Museo Basilio Cascella, sito in Pescara. Quindi non resta che invitare la cittadinanza ad aderire alla campagna. Sì, chiediamo proprio l'aiuto della stampa, perché tutti i cittadini sensibili al patrimonio artistico della città mandino delle mail indicando la Stele d'Annunziana e il Museo Cascella, o l'uno o l'altro, ambedue, con più mail a bellezza@governo.it. Torniamo ora all'Aquila, nuovi parcheggi e modifiche alla viabilità, il servizio. Sono partiti oggi i lavori per realizzare la segnaletica orizzontale dei parcheggi sull'ultimo tratto di viale Corrado IV. Circa 40 posteggi, con posti riservati anche ai disabili, come annuncia l'assessore comunale alle opere pubbliche Maurizio Capri. Una scelta, quella dell'amministrazione, per far fronte alle numerose richieste dei commercianti della zona, che negli ultimi anni, a causa di lavori e mancanza di parcheggi circostanti, hanno visto ridursi drasticamente il numero dei clienti dei loro esercizi commerciali. Entro la prossima settimana invece si concluderanno i lavori relativi ai parcheggi della rotonda tra viale Corrado IV e via Beato Cesilio. A breve ci sarà l'inaugurazione. Anche in quella zona si pagava la mancanza cronica di aree di sosta. I lavori in quell'area sono costati circa 200.000 euro e i parcheggi a servizio delle attività commerciali sono 50. In zona ci sono anche dei palazzi appena ristrutturati che a breve verranno riconsegnati ai proprietari. L'assessore Capri ha chiarito che si sta ultimando anche la segnaletica nella stessa area, mentre entro la fine del mese dovrebbero essere pronti anche i parcheggi dell'ex Ompi, la struttura cittadina che ospita gli anziani. La viabilità complessiva di quella zona dovrà concludersi a breve con il terzo lotto in viale Corrado IV, un lotto che prevede una rotatoria nei pressi del casello dell'Aquila Ovest e il cui completamento è previsto per il mese di giugno. In questo modo, ha spiegato Maurizio Capri, si avrà un collegamento tra la statale 17 e la statale 80, che diverranno così a senso unico. E apriamo ora la pagina sportiva con il Pescara. È iniziata da quest'oggi la prevendita per i tagliandi della partita Pescara-Latina, l'ultima giornata di campionato. Pescara che ha ripreso oggi anche gli allenamenti con una seduta alla quale ha partecipato regolarmente il difensore Ugo Campagnaro, che però ha svolto ancora una volta lavoro differenziato. Tra gli argomenti di cui si parla all'interno dell'ambiente biancazzurro e intorno alla quale già erano circolate delle voci nelle ultime ore, ora c'è appunto il crisma dell'ufficialità. Giorgio Repetto non è più il direttore generale del Pescara. L'annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio sul sito ufficiale della società. Possiamo leggere insieme: la Delfino Pescara comunica che in data odierna il signor Giorgio Repetto è stato sollevato
dall'incarico di direttore generale. La società ringrazia il direttore per la disponibilità e per il lavoro svolto in questi anni e augura allo stesso le migliori fortune lavorative. E su questo argomento è intervenuto in serata il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, in collegamento telefonico all'interno della trasmissione Replay di Enrico Rocchi. Ascoltiamolo. Come tutti sapete, Giorgio l'ho chiamato io nel Pescara 3 anni fa, quindi non si chiude un rapporto con assolutamente con delle polemiche. Io ringrazio Giorgio per il lavoro che ha fatto fino adesso, che è un lavoro dal punto di vista tecnico sul quale non si può dire nulla, il lavoro che ha fatto insieme all'altro direttore Peppe Pavone, che rimane con noi. Però è chiaro che se non si hanno delle vedute che vanno nella stessa direzione, soprattutto quando ci sono rapporti anche personali, è inutile discutere ogni giorno, allora è meglio interrompere un rapporto. Questo è l'unico motivo, non ci sono retropensieri, non ci sono altri motivi. Diciamo che, ripeto, da questo punto di vista il più dispiaciuto sono io, però è evidente che la società deve andare avanti ed è chiaro che se uno dà un ruolo e in questo caso non si riscontrano delle vedute che vanno nella stessa direzione, non solo del presidente ma in generale, è naturale che c'è una società che deve prendere delle decisioni. Quindi non ci sono altri motivi, perché poi in giornata, come succede sempre, nel modo più assoluto. Ecco, questo è bene chiarirlo, perché nel modo più assoluto, perché ripeto, noi siamo più che soddisfatti del lavoro che Giorgio ha svolto fin qui, e quindi nel modo, ma veramente nel modo più assoluto. Non è una frase di circostanza, non è un modo per stemperare una situazione che è apparire anche, come dici tu, un fulmine a ciel sereno, però è evidente che è un qualcosa che va avanti da un po' di tempo, ed è chiaro che quando non si trovano delle situazioni per andare d'accordo come dovrebbe essere, d'amore e d'accordo tutti i giorni, nella globalità del progetto e quindi in tutte le varie sfaccettature della società con tutti i vari settori, è evidente che è meglio interrompere un rapporto che continuare magari a discutere solo da questo punto di vista. Situazione opposta invece in casa Virtus Lanciano dopo il pareggio shock subito dalla Ternana sabato scorso. Il Lanciano che si giocherà praticamente una stagione nella gara spareggio di Livorno. La squadra è tornata ad allenarsi cercando di concentrarsi su questa partita e di non pensare a quanto accaduto sabato scorso. Non si è allenato ovviamente il difensore Aquilanti, ancora alle prese con l'infortunio patito nella gara di Pescara. Quasi certamente Aquilanti non sarà a disposizione per la gara dell'Ardenza. Vediamo. È l'ennesima dimostrazione di un campionato veramente strano, pazzo. Il calcio è bello per questo, ma in questo caso, devo bisogna dire la verità, è brutto per questo. Purtroppo l'avevamo in pugno, non l'abbiamo mai sofferto, era una partita che controllavamo. Che dire, fa male perché abbiamo preso gol su una spizzata, un gol dietro che veramente, se andiamo a rivedere, sì, errore nostro, per l'amor di Dio, perché non dobbiamo concederlo, però insomma, veramente il calcio è crudele. Nicola, abbiamo detto al mister come si riparte, lavorando e con la convinzione di andarcela a giocare a Livorno. Lo spogliatoio e i tuoi compagni di squadra come stanno? Ma è normale che adesso siamo arrabbiati, e ci sono stati minuti dove sono volate parole, però non fra di noi, logicamente. Che dire, noi adesso logico ci ricompatteremo. Io sono fiducioso, abbiamo un gran gruppo, non ci dimentichiamo di quello che abbiamo fatto fino adesso, purtroppo è dura, potevamo farcela un po' prima e non molleremo mai niente, anche perché penso che abbiamo ancora una grande possibilità di salvarci. A Livorno rientra anche un veterano come Bacinovic, probabilmente gli uomini di esperienza faranno anche la differenza in quel tipo di sfide. Ma sì, a prescindere da Bacinovic, che è sicuramente un buon giocatore, penso che chi ha giocato oggi al suo posto abbia fatto bene. Non conta, sicuramente conta quello, ma non è solo quello, quindi noi abbiamo tutte le carte in tavola per far male a Livorno, basta.
Cambiamo disciplina, oltre 500 ciclisti hanno preso parte ieri alla prima edizione della Gran Fondo Città dell'Aquila, organizzata dalla WISP Abruzzo e Molise in collaborazione con l'amministrazione comunale. Alla cerimonia di premiazione ha partecipato anche il primo cittadino Massimo Cialente. Sindaco Cialente, la Gran Fondo dell'Aquila, prima edizione, una grande manifestazione, un grande successo. Grande successo, ho appena salutato addirittura uno sportivo, un ciclista arrivato da Manchester con la famiglia, beautiful, beautiful, perché la cosa importante è che il percorso è veramente bello, perché noi abbiamo la fortuna di queste nostre aree che si attraversano qui nell'Abruzzo interno. È un grande successo, lo ripeteremo organizzandolo sempre meglio. Si lega all'operazione che abbiamo fatto l'anno scorso della Cima Pantani, che è una sfida. Io già mi sto preparando per riuscire a farla come si deve a settembre, se ci riesco. Sindaco, due parole sulla WISP Abruzzo Molise, che organizza sempre manifestazioni importanti, dando a tutti la possibilità di partecipare, dai più giovani ai meno giovani. Ma guardi, io credo, le posso rivelare un piccolo segreto. 43 anni fa, giovanissimo, studente, appena studente di medicina, all'Aquila fondammo WISP e ARCI. E la WISP ha sempre avuto questo ruolo, no? Dà la possibilità di fare sport anche a chi lo fa ormai a livelli, diciamo, quasi paragonistici, no? E paraprofessionali addirittura, ma anche a chi lo fa a livello amatoriale. La cosa bella è che qui oggi sono partiti insieme quelli come sarei partito io se non avessi avuto un problema, destinato a impiegarci 7, 8, 10 ore, ma parte anche poi quello che in questo momento è il campione d'Italia, che ha fatto un tempo eccezionale. Questo è un po' il senso dello sport. E cambiamo ancora disciplina, parte una nuova stagione del Quattro Vele Academy, l'Accademia del Beach guidata e curata da Luigi Alfieri per fare crescere giovani locali da lanciare nel circuito nazionale. Sicuramente sarà un anno molto intenso per noi, dopo un 2015 pieno di successi, terminato con un secondo posto ai campionati italiani Under 19 con un premio come miglior giocatore per un nostro atleta. 2016 riproponiamo l'esperimento fatto l'anno scorso con un giovane fatto venire da Roma per creare una squadra agonistica e affrontare tutte le tappe del campionato italiano. Per cui oltre a questo ragazzo di Roma che è Mauro Sacripanti arriveranno anche Marco Maletti e altri atleti che andranno a integrarsi con i migliori atleti nostri abruzzesi. Infatti stiamo facendo anche una selezione dei migliori ragazzi che vanno dal 99 al 97 per cercare di creare dei team di un certo livello. Non vogliono essere delle selezioni, però vogliamo dare possibilità a chi ha voglia di mettersi in gioco e quindi magari trovare anche qualche altro nome. I nomi sono chiaramente quello di Manuel Alfieri, di Mauro Sacripanti, che già l'anno scorso hanno fatto molto bene nel campionato di categoria con una medaglia d'argento, quindi è chiaro che se vogliamo migliorare l'obiettivo a questo punto è uno solo. Insomma, le aspirazioni, gli obiettivi sono alti, anche altri ragazzi che hanno deciso di passare l'estate con noi hanno delle qualità fisiche e tecniche molto importanti, quindi vediamo se riusciamo ad ottenere appunto quello che ci aspettiamo. Finisce qui la terza edizione del TG6, ma il nostro notiziario tornerà domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.